Se siete alla ricerca di un'auto spaziosa in grado di ospitare fino a 7 passeggeri e dai consumi estremamente ridotti, beh, oggi ho l'alternativa per voi, ovvero la Dacia Jogger, che di fatto rappresenta quasi una sorta di unicum nel panorama automobilistico attuale perché sotto il cofano nasconde un propulsore a GPL e soprattutto dietro forme che rimandano molto più a quelle di una familiare piuttosto che a quelle di un SUV, nasconde un abitacolo estremamente spazioso, capace appunto di ospitare fino a 7 passeggeri. Adesso vi racconto come è fatta e come va su strada, ma prima, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Il principale punto di forza della Dacia Jogger è rappresentato dalle sue dimensioni relativamente contenute. Allora, è sviluppata sulla piattaforma della Renault Espace di ultima generazione, quindi un'auto di dimensioni molto generose, che qui invece si accorcia leggermente perché la lunghezza totale è di 4,54 m per 1,84 m di larghezza e 1,69 m di altezza. Ma ciò che è davvero interessante è l'interasse, perché il passo, ovvero la distanza fra centroruota e centroruota, è di ben 2,89 m, una misura assolutamente molto generosa che si traduce in una volumetria interna e uno spazio, soprattutto per chi siede qui dietro, davvero molto molto generoso. Andrò molto velocemente su quello che è il design di questa Dacia Jogger, che è stato aggiornato di recente con l'ultimissimo restyling. Davanti lo stile riprende a piene mani da quello che è il design della sorella della più piccola Dacia Sandero, è stato aggiornato di recente, e ora sfoggia la brand identity più recente del marchio rumeno, che sfoggia appunto, come potete vedere, il nuovo logo Dacia molto grande qui al centro della calandra, che è stata un po' tutta rivista e che ora va ad inglobare anche i gruppi ottici che nella versione più accessoriata come questa, nello specifico, ovvero la Extreme, sono a LED con questa bella firma luminosa, anch'essa LED AY. Molto sportiveggiante, quindi la parte anteriore, e molto interessante invece tutto il resto della vettura che qui praticamente dietro i sedili anteriori si allarga, se riuscite a vederlo forse, tutta la carrozzeria si allarga leggermente per dare appunto più spazio a chi siede dietro. Una piccola chicca molto interessante è rappresentata dalle barre portatutto qui sul tetto, è facilissimo sganciarle, è possibile, vedete, si svita qui sopra e questi si vanno a posizionare in orizzontale per permettere appunto di caricare oggetti di varie dimensioni sul tetto. Il posteriore rimane quello della generazione pre-restyling, per cui l'unica cosa a cambiare di fatto è il lettering dei Casa Dacia posizionato qui sul portellone, un portellone di dimensioni abbastanza generose, che non è però dotato di apertura automatica, lo si apre soltanto manualmente, ma devo dire che comunque, nonostante le dimensioni importanti, è abbastanza leggero, per cui lo si muove con relativa facilità. Un tocco un po' off-road dato da tutte queste modanature nere che corrono tutto intorno alla carrozzeria, e anche l'assetto leggermente rialzato aiuta a muoversi un po' su tutti i terreni, anche se qui va sottolineato la trazione naturalmente soltanto sulle ruote anteriori. Ora vi parlo un pochino di quelli che sono gli interni della nuova Dacia Jogger, ma parto volutamente dal vano di carico perché qui di cose interessanti da dire ce ne sono molte. Allora, in configurazione a 7 posti, come in questo momento, lasciate perdere che la cappelliera è montata, naturalmente la si può smontare in un attimo. In configurazione a 7 posti, come in questo momento, qui dietro rimangono comunque 160 litri di vano di carico perfettamente sfruttabili. Abbattendo i sedili, il volume aumenta notevolmente, e se si abbatte anche la fila centrale, si ottiene così un vano di carico di ben 1807 litri, pensate. Andiamo progressivamente verso la zona anteriore, passando dai sedili posteriori. È notevole l'angolo di apertura delle portiere, che è di fatto quasi quasi a 90 gradi, e questo fa sì che salire e scendere sia
davvero molto molto semplice. Da qui poi si accede, abbattendo il sedile, alla zona posteriore dove di fatto ci sono due sedili veri, non sono dei trapuntini semplici su cui è sempre un po' difficile stare seduti se si è più alti di 1,5 m. Qui di spazio ce n'è davvero tanto, spazio che aumenta ancora di più invece se si siede qui nella fila centrale, dove di centimetri in abbondanza ce ne sono tanto per la testa quanto per le gambe. Chiudo parlando un po' di quelli che sono invece gli interni nella zona anteriore. Adesso entro così vi faccio vedere meglio. L'abitacolo devo dire che è uno stile piuttosto curato. Allora, i materiali sono abbastanza semplici, è vero. Le plastiche sono un po' croccanti, un po' dappertutto, ma nel complesso comunque questi interni trasmettono una sensazione davvero di qualità. Lo si percepisce soprattutto grazie a piccoli escamotage come l'inserimento di questo inserto appunto in plastica morbida e tutta una serie di contenuti dallo stile piuttosto ricercato come le bocchette di aerazione o i comandi del climatizzatore che sono dotati, adesso metto in moto così potete vedere meglio, sono dotati appunto come vedete di display che mostrano tutte le informazioni riguardo appunto al sistema di climatizzazione. Il sistema di infotainment invece vi si accede attraverso uno schermo con una diagonale di 8 pollici, ha una grafica molto. Adesso l'auto è spenta, quindi devo accenderla. Ecco qua. La grafica, come dicevo, è molto semplice, ma allo stesso tempo piuttosto curata. Si accede ai vari menu in maniera molto veloce. È un sistema piuttosto responsive, devo dire, dalla grafica appunto sempre molto semplice e chiara, il che è sicuramente molto utile quando ci si trova a guidare. Il quadro strumenti continua a mantenere una grafica invece analogica, il che non è necessariamente un male su una vettura di questa categoria, ma dal piccolo schermo LCD posizionato lì al centro invece si accede a tutta una serie di informazioni molto utili quando si guida. Lo spazio anche qui davanti è notevole, ottima la visibilità, un po' a 360 gradi, perché anche dietro devo dire che il lunotto è di grandi dimensioni e poi è verticale, per cui si vede perfettamente dietro. Viene comunque in aiuto, volendo, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio durante le manovre. E quindi nel complesso devo dire che l'ambiente interno è molto curato, sfruttato in maniera ottima dal punto di vista della volumetria. E quindi devo dire che ci si trova veramente a proprio agio qui dentro. Ma adesso direi che è il momento di allacciare la cintura e vedere come si comporta su strada, e così ne approfitto per dirvi anche come è fatta dal punto di vista tecnico. Ok, veniamo alla meccanica di questa Dacia Jogger, che nello specifico è alimentata da un powertrain AGPL, come vi dicevo. Il propulsore è un 1000. Per la precisione un 999 centimetri cubici, a 3 cilindri, sovralimentato tramite un turbo compressore. L'unità è in grado di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli per 170 Nm di coppia ed è abbinato di serie ad un cambio manuale a 6 rapporti. Una soluzione questa molto interessante perché anche se non può contare su quello che è il comfort che solitamente contraddistingue le trasmissioni di tipo invece automatico, comunque è un comando, devo dire, piuttosto preciso negli inserimenti. La corsa della leva è anche piuttosto breve e soprattutto la spaziatura fra le varie marce è, a mio avviso, studiata in maniera davvero molto intelligente, perché le prime 2 o 3 marce sono abbastanza corte, mentre soprattutto la quinta e ancor più la sesta sono invece rapporti più lunghi, che permettono così di tenere i giri motori piuttosto basse, soprattutto nelle trasferte autostradali, riuscendo così a contenere molto i consumi. E allora vengo un po' a quello che è l'elemento più importante quando si tratta di una vettura di questa categoria e alimentata con un propulsore AGPL, e parliamo appunto dei consumi. Allora, la Jogger AGPL è dotata di due
serbatoi, quello del GPL ha una capacità di 40 litri, mentre quello della benzina arriva fino a 50 litri. L'unione di questi due serbatoi assicura un'autonomia di circa 1000 km e devo dire che nel corso del mio test non sono andato tanto lontano da questo dato, che è quello di fatto dichiarato dal costruttore, perché con entrambi i pieni a bordo, sia di benzina e sia di GPL, quindi sono riuscito a percorrere all'incirca 900 km, anzi quasi 950 km per essere precisi. Per quanto concerne invece la dinamica del veicolo, devo dire che mi sarei aspettato qualcosina in più, devo dire, rispetto ad esempio alla sorella Duster, perché ho detto, sai, comunque stiamo parlando di una vettura più bassa, per cui mi aspettavo una dinamica di guida un po' più precisa. Invece devo dire che riesce ad essere un po' più coinvolgente quella della Duster, mentre questa Jogger ha un comportamento dinamico molto più tranquillo, molto più votato al comfort, sicuramente è più stabile soprattutto nei curvoni veloci, dove viene in aiuto il passo abbastanza lungo, perché come dicevamo è poco meno di 3 metri, per cui un passo tutto sommato molto generoso, per cui nei curvoni veloci in appoggio questa Jogger riesce ad essere molto molto precisa, arranca un pochino nel misto, ma è abbastanza normale vista appunto la lunghezza del passo. Buono l'assorbimento delle buche, tutte le asperità del manto stradale vengono filtrate egregiamente. Piccola nota va fatta invece sul livello di insonorizzazione, che mi sarei aspettato un pochino migliore, invece si sente tanto il lavoro del propulsore, soprattutto nelle fasi di accelerazione e ripresa. La voce del tre cilindri è molto presente all'interno dell'abitacolo, e così come si avverte qualche frusciare dinamico di troppo, a mio avviso, alle medio-alte velocità. Nonostante questo, comunque, dinamicamente la Jogger si rivela una valida compagna di viaggio, è sempre comunque molto precisa, rollio e beccheggio sono comunque abbastanza contenuti, e si ha sempre la perfetta percezione di ciò che accade sotto le ruote anteriori, a sella anteriore peraltro, dove lavora uno schema MacPherson, mentre dietro abbiamo un molto più semplice ponte torcente. Nonostante questo devo dire che nel complesso quindi la Jogger si dimostra una valida compagna di viaggio e fa egregiamente quello per cui è stata studiata, ovvero scarrozzare con consumi estremamente contenuti fino a 7 passeggeri. Insomma, la nuova Dacia Jogger, in abbinamento soprattutto al propulsore GPL, rappresenta davvero una valida alternativa per tutti coloro che sono alla ricerca di una vettura molto spaziosa, che ospiti fino a 7 passeggeri, in grado di consumare veramente pochissimo, perché come abbiamo visto nel corso del nostro test siamo riusciti a registrare una media davvero, davvero molto contenuta dal punto di vista di quelli che sono i consumi. Un'alternativa quindi interessante in un momento in cui le motorizzazioni elettriche o elettrificate vanno per la maggiore, di fatto lei, che sfrutta un powertrain invece un pochino più tradizionale tra virgolette, continua comunque a mio avviso a rappresentare una alternativa davvero molto molto interessante. Se poi a tutto questo si aggiunge un costo relativamente contenuto, anzi molto contenuto per quello che offre poi la vettura, perché stiamo parlando di poco più di 20.000 euro all'incirca, tra sconti e cose varie, beh, devo dire che ci si mette in garage una vettura che non ha nulla da invidiare dal punto di vista dello spazio a vetture di segmenti superiori. Quindi un modo sicuramente molto intelligente di approcciare la mobilità ancora oggi, anche se stiamo vivendo appunto questo periodo di transizione verso l'elettrico. Sono però curioso di sapere che cosa ne pensate voi della Dacia Jogger. Scrivetemelo nei commenti qui sotto, e l'appuntamento è al prossimo video e in edicola.